Nell di Francesco Barilli, ovvero Vincent van Gogh, la tristezza durerà per sempre. Ovviamente al centro di questa storia, già dal titolo, si capisce che vi è appunto Vincent van Gogh insieme alla sua vita, ma in modo particolare quella che fu la sua personalità, che l'autore cerca di spiegare attraverso appunto ovviamente disegni e attraverso la scrittura di questo fumetto. Questo fumetto, questa graphic novel, a me è piaciuta davvero tanto e soprattutto quando ho scoperto che vi fosse una graphic novel dedicata a Vincent van Gogh, che comunque credo rimarrà per tutta la vita ormai il mio pittore preferito insieme alla sua Notte Stellata, praticamente sono letteralmente impazzita perché mi piace un sacco, mi piace il suo modo di appunto disegnare, i colori che utilizzava, mi piace tutto, anche la sua personalità che come sappiamo è sempre stata un po' contrastata dal dolore, eccetera, eccetera. E questa graphic novel cerca di immergere colui che legge in quella che è appunto la personalità di questo artista, anzi era, perché ormai non c'è più, quindi dovrei parlare del passato. Detto questo, prima di iniziare, scusatemi per il mio abbigliamento, che non so che è un super iper favoloso, io non sarò una bellezza così tanto, vabbè, però era l'unico momento in cui potevo registrare, quindi perdonate le mie condizioni. Detto questo, inizio subito col mostrarvi Di l'edizione. questa graphic novel, appunto, è questa qui, con questa copertina davvero stupenda, che a me, da quando l'ho vista la prima volta, quando mi arrivò il pacco contenente questa graphic novel e un altro libro, mi sembra, mi è piaciuta un sacco, sia per i colori utilizzati, che mi ricordano tantissimo lo stile e i colori utilizzati da Van Gogh, sia perché comunque mi ha affascinato sin dal primo momento e quindi davvero stupenda. Il prezzo di questa graphic novel è 17 euro e secondo me li vale davvero tutti, perché comunque di solito le graphic novel costano intorno ai 15-18 euro, quindi, anche se alcune anche molto di più. Quindi secondo me li vale davvero tutti. La storia di questa graphic novel inizia, diciamo, dal momento in cui comincia quello che è il periodo più oscuro della vita di Van Gogh, quindi quando questa sua sorta di depressione, definiamola così anche se non è del tutto corretto, inizia e si va a ripercuotere su quella che è la sua rappresentazione artistica. Al centro della storia ovviamente vi è in maniera particolare il dialogo che Van Gogh ha con se stesso, che metteranno in risalto quella che è la sua vera personalità e tutto, però vi sono comunque anche altri personaggi, altre persone che hanno fatto parte della vita di Van Gogh, alcuni l'hanno aiutato, altri un po' meno. Ad esempio, vi è raffigurato, vi è molte volte nei dialoghi presente anche il fratello Theo, che, come per molti di voi sapranno, ha rappresentato un punto fondamentale per la vita di quest'artista. Detto questo, diciamo che questa graphic novel è divisa in capitoli. Ogni capitolo riguarda un quadro diverso dal più famoso, anche a quello meno conosciuto magari, di Van Gogh. E all'interno di questo capitolo l'autore cerca, sia attraverso il disegno grafico che ovviamente attraverso il fumetto, di farci capire il perché Van Gogh ha magari deciso di raffigurare quel determinato soggetto all'interno del suo quadro, perché ovviamente, infatti, questo viene detto anche in questa zona bianca che vedete alla fine della graphic novel, che oltre a contenere la biografia di Van Gogh, la biografia dell'autore, la biografia dell'artista, mi sembra a questo punto, sì, che ha dipinto, che ha raffigurato quelli che sono i disegni, contiene appunto delle note dell'autore in cui lui stesso dice che le sue sono supposizioni, anche se potrebbe essere la verità, visto che comunque hanno senso. Quindi, appunto, il centro della graphic novel è quello di spiegare il perché Van Gogh ha deciso di raffigurare quel determinato soggetto all'interno dei suoi quadri. E alla fine di ogni capitolo vi è anche la rappresentazione, ovviamente leggermente modificata, del quadro di cui si parla all'interno del capitolo. Ad esempio, questa è La Notte Stellata, e come noterete non c'entra molto con l'originale, però comunque questa è una cosa che ho gradito perché alla fine mi è piaciuto anche vedere le rappresentazioni che hanno adattato a quel tipo di quadro.
Detto questo, a me questa graphic novel è piaciuta davvero un sacco. Non so se io l'abbia gradita tantissimo perché Van Gogh mi ha sempre affascinato o non lo so, però secondo me è davvero bella e merita tantissimo di essere letta, quindi io mi sento in dovere, fra virgolette, di consigliarla a tutti. L'unica critica mini che posso, diciamo, muovere per quanto riguarda la graphic novel non è tanto per la storia, per i disegni, quindi il centro, ma sinceramente avrei preferito che, come stile, diciamo, di scrittura per la vignetta del dialogo, vediamo se ne trovo uno pieno di, vabbè, anche questo, dai. Potevano, secondo me, utilizzare un tipo di scrittura diverso, perché se vedete non è il solito stile di scrittura che viene utilizzato per i fumetti, quindi comunque grosso, eccetera, eccetera. Appunto, questo tipo, questo stile, anzi, di scrittura che è un pochettino in alcuni momenti difficile da comprendere, quindi più che altro in alcuni momenti mi sono ritrovata a perdere tempo per decifrare ciò che mi fosse scritto. Magari quando ero più stanca, però non so, questa è l'unica cosa che posso dire che poi non ha poi così tanta rilevanza, però va bene così. I disegni a me sono piaciuti un casino, perché ad esempio ve n'è uno che vi ho spammato anche su Instagram, sì, Valeria, vado a trovare, perché l'ho trovato. Questo qui che a me è piaciuto tantissimo, cioè è stupendo. Poi ovviamente i disegni sono strabelli, i colori ricordano tantissimo quelli che utilizzava Van Gogh nella realtà, quindi appunto, cioè, stupendo, è fatto davvero bene. Altri disegni sono un pochettino più magrebi, a me hanno ricordato Tim Burton, quindi cioè, a me è piaciuta davvero un sacco per tutto, quindi tutto ciò che fa parte di questa graphic novel a me è piaciuto tantissimo. Un'altra cosa che mi è piaciuta davvero un sacco di questa graphic novel è stata la bravura dell'autore a farci capire come la personalità di Van Gogh sia appunto molto complicata, perché già quando uno lo studia nella storia dell'arte capisce che dietro questo artista vi è una storia molto particolare, aveva una mentalità tutta sua. Tutto. E l'autore è stato davvero bravo a trasformare questi dettagli della personalità e della vita di Van Gogh versione fumetto e a farli comprendere appieno a colui che legge, perché ci ritroviamo immersi molte volte in quello che è un dialogo fra Van Gogh e la sua coscienza. Quindi, appunto, vi sono dei tratti in cui Van Gogh è più magari pessimista, perché non avendo avuto una vita facile sin da bambino si ritrova ad essere molto pessimista, ad avere una visione del mondo non del tutto rose e fiori. E quindi riusciamo comunque a capire il perché lui avesse questo tipo di rappresentazione, perché appunto si molte volte utilizzava i colori scuri, quindi vengono spiegati bene i motivi per cui Van Gogh possedeva questa personalità. E sinceramente questa è una cosa che mi è piaciuta molto, anche perché attraverso questa graphic novel sono riuscita anche a capire molte cose per quanto riguarda anche lo stile di pittura che aveva Van Gogh. E fra l'altro mi ritrovo comunque in completo accordo, diciamo, con quello che è secondo l'autore, il motivo per cui lui magari ha dipinto La notte stellata, Il mangiatore di patate, eccetera, eccetera. Quindi devo fare complimenti all'autore per quanto riguarda la bravura di aver saputo comunque spiegare appieno quelle che erano le basi su cui si fonda questa graphic novel, quindi il motivo per cui è stata creata. Una cosa che mi ritrovo di volervi, diciamo, consigliare se volete intraprendere la lettura di questa graphic novel è quella che, una volta finita la lettura del fumetto, concentratevi anche su quella che è la parte finale. Quindi non vi sto a dire magari leggetevi quella che è la zona dedicata alla biografia di Van Gogh, che comunque uno studiando la storia dell'arte magari la conosce. Capisco che vi può annoiare il fatto che vi sia la biografia dell'autore, quindi volete saltare anche quella, come quella della disegnatrice e tutto, però concentratevi su quella che è la zona delle note dell'autore, quindi appunto ad esempio vi è capitolo 1, capitolo 8, eccetera eccetera, perché viene spiegato molto più nel dettaglio quello che è il pensiero dell'autore al riguardo. Quindi se volete capire un pochettino di più, concentratevi anche in questa zona, diciamo, dedicata al fumetto, al capitolo, diciamo così.
Detto questo, so che il video recensione dura un po' meno del solito, e il che mi capita in maniera particolare quando parlo delle graphic novel, per il semplice fatto che ho paura di spoilerarvi fin troppo e quindi dirvi così tanto che non vi spingerei a leggere la graphic novel. Quindi so che dura un pochettino di meno, magari sono stata un po' vaga e tutto questo, però diciamo che mi sono concentrata su quelli che secondo me sono i punti base di questa storia. Quindi appunto tutto il pensiero che vi ho espresso prima. Che dire, spero che qualcuno di voi decida di leggere questa graphic novel, che mi scriva che l'ha gradita qui sotto nei commenti su Instagram. Se non mi seguite, qui sotto vi è il link del profilo del canale, eccetera eccetera. Quindi fatemi sapere se intraprendete la lettura di questa graphic novel, se vi piace, se l'avete già letta, cosa ne avete pensato, eccetera eccetera. Se sapete anche dell'esistenza di altri fumetti dedicati a Van Gogh, oppure in generale qualche altro fumetto che mi volete consigliare, libro, eccetera eccetera, scrivetemi tutto giù nei commenti o sul profilo Instagram. Noi ci vediamo presto con un nuovo video recensione, magari, oppure un video tag, non lo so, ci devo pensare. E quindi niente, vi saluto e al prossimo video. Ciao!